Allora, ciao, io sono Gonzalo, ho 20 anni, vivo a Roma dove faccio la parrucchiera, aspettando qualcosa di meglio. Ho due fratelli di 5 e 7 anni e una mamma molto giovane che mi ha avuto quando aveva la mia stessa età. Questo è Gianluca, mio figlio. Qui era appena nato, il 13 dicembre dell'anno scorso. Ora ha appena compiuto 5 mesi. Questo è il papà di Gianluca, Luca. Il nostro rapporto va ad alti e bassi. In questo periodo, per esempio, siamo solo amici. Se devo dire la verità, in questo momento ce l'ho un po' con lui, ma insomma. Sto arredando la mia nuova casa, dove tra poco andrò a vivere da sola con mio figlio. Per ora abito con mia madre, il suo compagno, i miei due fratelli e mio nonno. Però non vedo l'ora di andarmene. Consuelo voleva un figlio, lei lo diceva ogni tanto, però lo prendevo più per una cosa così, non gli davo molto peso, non credevo veramente che l'avrebbe fatto sul serio. Pensavo che vedendo me non l'avrebbe fatto presto. Beh, il mio primo matrimonio è andato male, diciamo, per questioni caratteriali. Io, non andandoci d'accordo, mi sono presa la bambina e sono andata via. Inizialmente non avevo tutta questa intenzione di mettermi con un'altra persona, soprattutto fare altri figli. Solo che ho incontrato evidentemente la persona giusta. La verità dentro di me era avere una famiglia e quindi mi sono riproposta un'altra volta a fare la madre. Il fatto che Consuelo ha 20 anni, io ne ho 30 e Stefania ha 40 anni, a me non mi ha mai creato, il problema. Il rapporto con Consuelo è stato quasi sempre ottimo, diciamo. Non ho avuto mai discussioni. Non è proprio che abbia deciso prima di fare questo bimbo, però diciamo anche che è vero che ho sempre detto che io un bambino comunque sia l'avrei fatto giovane, massimo 23 anni l'avrei fatto. Non hai paura? Sì, ho avuto paura, e tanta. Di cosa? Di diventare mamma, anche perché c'era questo rapporto che non era una cosa, sicura. Lascia, metti. Il momento che ci lasciavamo, già che pensavo cosa gli dovrei dire al bambino, se lui è vicino lo stesso, perché quello che chiedo è solo quello. Per lui non gli manchi l'affetto né del padre né della madre. Per io la famiglia me la immagino una tavolata piena di gente, magari madre, padre, bambini, e magari nonni, me la immagino unita. Quello che magari mi ha mancato a me, mi piacerebbe, infatti sono solida che magari se vado a casa di qualche mia amica e vedo questo, sono contenta, sto bene. Io credo gli è mancato il padre più che altro. Sì, questo sì. Perché la famiglia c'è, però non è la famiglia che voleva lei, il padre è vero. Riguardo a questo io rispondo, infatti. No, io non è che il fatto che mi manca la famiglia, perché non è che non ho una famiglia, ma la mia famiglia. La paura di stare da sola e delle responsabilità, sì, è tanta, anche perché appunto perché non è un lavoro, non ho un lavoro fisso, perché magari oggi lavoro, domani non lavoro. Se lei è come me, se lei si mette in testa di lavorare, nel senso come fa adesso, il lavoro, il figlio, la ricrea un'altra situazione. La vita è è una carta, ti può andare bene, ti può andare male. Una deve essere una singola persona e poi ci sta anche l'altra persona. Ma io devo essere mia. Non mi piace mettere il pannolino. È vero che non ti piace? Le blu è bello. Che abbinamenti bellissimi. Scusa, il giallo è duro. A me piace. Quindi, piace più quello. E sempre non hai la crema! Si è mangiato la crema!
Mi affido tanto a mia madre natura di mio figlio. No, ma fa anche molto da sola. Perché io cerco di fargli fare le cose da sola quando c'è lei. Quando non c'è lei va bene, ma quando c'è lei lo accudisce, fa tutto da sola. Sempre per il discorso che secondo me deve crescere, se no non crescerebbe. E infatti il fatto è che io se conto sulla cura di mia madre, anche perché mi rendo conto e tante volte non è che non voglio, ho paura di fare delle determinate cose e sbagliare, oppure che non sia giusto. Cioè mi mette paura, è così piccolo però mi mette paura. Prima c'erano più litigate, ora molto di meno. Adesso rispetto quello che dice mia madre, cioè rispetto quando mi diceva guarda che tu questa cosa non la devi fare perché per codesto motivo, ed è vero. Io magari invece prima impunita, no io lo faccio perché tu mi hai detto di non farlo. Era un periodo stupendo della nostra vita, ci sentivamo immuni proprio dal fatto che potesse succedere una cosa del genere. Cioè mi sembrava una cosa stupida avere un rapporto e poi finire in un modo strano. Invece cioè, è stato bellissimo, sono contento di come è andata, anche se ci sono i pro e i contro adesso. Mi fidavo di lui. Poi stavamo abbastanza attenti all'inizio, poi vabbè, non lo so, quel giorno è successo. Quando ho saputo che Consuelo era incinta, il nostro rapporto già era giunto già al termine. Non sapevo se dirglielo o non dirglielo, infatti all'inizio magari ho fatto in modo di farglielo sapere tramite gente. Ma è anche vero che quando lui mi ha detto Consuelo, ma è vero, gli ho detto no, non è vero. Cioè avevo paura che magari lui pensasse che io l'avessi fatto per incastrarlo o cosa, perché non era quello, perché io cioè, ho sempre detto, e lo ridico adesso, che io me lo sono tenuto e la prima a pagarne le conseguenze sono io, non gli altri. Cioè io me lo tengo perché lo voglio. Ho pensato a un paese straniero, tipo per andarmene, non lo so, ero troppo terrorizzato, avevo paura di quello che ora sono, di essere padre. Quando me l'ha detto non l'ho presa molto bene. Cioè cosa le hai detto? Che non era, secondo me non era l'età giusta, non era il momento giusto e quindi non era il caso ed era meglio che interrompeva la gravidanza. Anna, non ci ho pensato proprio minimamente. Nel momento in cui è nato io sono svenuto e non so cosa ho provato, so cosa ho provato dopo, cioè una grandissima gioia, la tachicardia a 30.000. Per me essere padre vuol dire vedere in lui quello che ero io prima e cercare di modificare gli sbagli che ho fatto io facendo crescere bene lui. Voglio passare più tempo possibile con Gianluca, non mi interesso più né dei miei, né dei miei fratelli, di nessuno. Questa è la mia famiglia. Abbiamo 5 villini attaccati l'uno all'altro, viviamo tutti insieme, viviamo e molto bene. Siamo 5 generazioni formate da mia nonna. Prima di lei c'è la mamma, che è momentaneamente allettata per problemi di età. Poi dopo della nonna c'è mia madre e mia sorella che ha questa bimba di 2 anni che si chiama Pamela. Abbiamo nonna che è divorziata, mamma è sposata e io e mia sorella siamo attualmente conviventi. Il matrimonio verrà in un futuro. Quando guardo Gianluca penso a quando cioè, ancora non pensavo a lui, ancora quando magari andavo in giro. Che vita facevi? Cioè facevo prima? Io la figlia in pratica. Che vita facevo? A me personalmente piace molto la notte, piace girare di notte, discoteche, conoscere gente, andare per locali. Però non è che mi manca tutto questo. Però penso sempre, magari sempre con lui, magari facendo le stesse cose con lui. Mi piacerebbe tante volte che fosse più grande e portarmelo appresso. Ecco.
ciao, con ciao, ciao, quanto ti sei ingrassato? Bella sta maglietta, sembra Gianluca. Che c'è sta scritto? No cry. Sarebbe non piangere bambino. Voi lo credete? No, perché non penso che sia all'altezza adesso. 22. Sono giovane ancora. Ciao, oh, Gianluca! L'ha trovata la sua donna e Zara, non voleva dire. Gli ti sto appresso come un figlio, no, cioè, ho bisogno di stessa attenzione. Oddio, adesso sì, mi piacerebbe. 26. Senza il lavoro fisso no. Io penso di mantenere mio figlio lavorando. Lavorando, contando su di me e non sugli altri. E pensi di farcela? Questo sì. Cioè, non è perché penso di farcela, perché voglio farcela. Penso che il volere è potere.